La Divina Commedia, il massimo capolavoro della letteratura italiana, è una straordinaria enciclopedia del Medioevo, ancora oggi capace di trasmettere un messaggio universale. La composizione del poema risale agli inizi del 300 e dura circa 15 anni, fino alla morte di Dante nel 1321. Si intreccia con le vicende biografiche del poeta, dalla gioventù fiorentina all'esilio itinerante della maturità e con gli eventi storici di Firenze e d'Italia. Il confronto tra papato e impero, la lotta tra aristocrazia e nuovi ceti urbani. I luoghi e i personaggi del tempo vengono proiettati nell'oltretomba dall'alta fantasia di Dante e si trasformano in dannati, diavoli, anime purganti, guardiani, fiumi, selve, bolge, fenomeni prodigiosi in una spettacolare sequenza tipicamente medievale. L'opera viene scritta con gesto rivoluzionario nella lingua italiana corrente, che viene così elevata al rango di lingua letteraria. È anche a questa scelta che si deve l'immediata fortuna dell'opera, non solo tra i letterati e la nuova borghesia emergente, ma presso il vastissimo pubblico degli illetterati. Già 40 anni dopo la morte del poeta, Petrarca racconta di aver udito osti e tintori, ovviamente analfabeti, recitare a memoria, storpiandole, le terzine della commedia. Dante definisce il poema commedia perché, a differenza delle tragedie, ha un inizio drammatico e un lieto fine. Dante si è ispirato a una ricca letteratura di visioni dell'aldilà e profezie, come il viaggio di Enea, l'Apocalisse, la seconda epistola di Paolo ai Corinzi e i testi medievali. Un alto intento morale lo spinge. La descrizione di pene e beatitudini servirà a guidare l'umanità alla pace e al bene.